Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con Città di Falconara TV, il consueto appuntamento in onda su ETV Marche il giovedì sera. E come al solito siamo qui per raccontare una vittoria, un'altra vittoria delle Citizens. Il club di Marco Bravucci sa solamente vincere, così è avvenuto anche domenica nella partita casalinga contro il Granzette, un testa coda che nascondeva le insidie delle motivazioni di un avversario che si è arroccato in difesa con qualche difficoltà e con qualche situazione poco favorevole, ma nonostante ciò la squadra di Massimiliano Neri ha vinto ancora la decima vittoria su 10, eguagliando un record positivo, una striscia positiva di 10 vittorie filate che perdurava da oltre 3 anni. Grande festa alla fine, primo posto confermato. Vediamo però con ordine la situazione. Partiamo dai risultati dell'11ª giornata con il kick-off che ha battuto 2-1 il Città di Capena. Città di Falconara, appunto, che ha vinto 2-1 con il Granzette, e il Montesilvano che ha vinto il big match contro la Lazio 5-0. Rinviate due partite che vedete in schermata. Poi in settimana si è giocato anche un recupero importante, quello della inseguitrice del Città di Falconara, il Montesilvano, che ha battuto 2-1 il Città di Capena. Pertanto la classifica si è aggiornata così: Città di Falconara al comando con 29 punti in 10 gare disputate, 10 ora ne ha anche il Montesilvano, e quindi la distanza è concreta, oggettiva, 4 punti di vantaggio delle marchigiane sulle abruzzesi, appunto sul Montesilvano femminile, che di punti ne ha 25. Al terzo posto c'è il kick-off con 22, ma con 11 gare disputate. Lo Statte è insieme alla Lazio a 19 punti, ma lo Statte ha 2 gare in meno. Lazio invece con tutte le partite disputate, 11 su 11, in fondo alla classifica un terzetto, come la settimana scorsa, Cagliari, Pelletterie e Granzette. Questa è la situazione numerica, ora però andiamo a vedere come ha vinto il Città di Falconara sul Granzette 2-1, gli highlights. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati dalla Pala Badiali di Falconara. Kick-off affidato al Città di Falconara. Pato a rubare il pallone, prova la ripartenza ma si allunga la sfera, concede il tiro. Troiano, le sue finte su Tati, vanno a contrasto, alla meglio Troiano, il dribbling, serve una paratona in uscita di Di Biase. Appoggia per Pato Dalmazza, quindi Tati, molto spazio sulla destra, può andare Città di Falconara, si allarga, riceve Isa Pereira, il controllo, la finta, ancora Isa, sinistro, gol, gol, gol bellissimo di Isa Pereira, sia per merito suo, per la sterzata, la conclusione vincente, sia per tutta l'azione di Città di Falconara. Giro palla del CDF, ancora Pato, bella la palla di ritorno per il missile di Tati, e c'è la replica da gran portiere di Fama, quindi l'anticipo buono di Ferrara, il pallone per Guti, ha sprecato il raddoppio la numero 3, si chiama in causa adesso capitano Luciani, dunque Marta, bel pallone di ritorno, Luciani chiude il triangolo, va in uscita, colpisce al petto Fama che resta dolorante, qui rischia grosso in impostazione il Granzette, arriva Tati, sinistro, deviazione, palo, Marta ci riprova, occasionissima, Luciani. Pato, si è addormentata la difesa del Granzette, si è persa la difesa del Granzette, Pato Dalmazza, attenzione al cronometro, 8 secondi alla fine, rischia tantissimo Zanetti, ancora una volta perde il pallone, sanguinoso Marta, tocco sotto, gol, grosso errore della numero 10 Zanetti, che ha regalato a Marta l'opportunità di disegnare questo cucchiaino morbido a beffare Fama, che vale il 2-0 a 3 secondi dall'intervallo. Botta, il pallone che soffia vicinissimo al palo della porta, difesa da Di Biase, brivido finale anche per il Città di Falconara che però va all'intervallo avanti 2-0. Città di Falconara si distende, il pallone arriva da Guti, sinistro, e Fama deve andare in tuffo alla sua destra, si lotta adesso su ogni pallone, non vuole mollare giustamente di una virgola il Granzette, ma deve difendersi da questo spunto di Pato. Calcio d'angolo adesso per le Citizens, Tati sul pallone, calcia alto, Pereira si coordina dal basso verso l'alto, manda lontano il pallone, presa Pereira, sterza, appoggia per Marta, allarga bene per Tati, controllo, puntata, e Fama se la vede sbucare addosso all'ultimo, 7 minuti alla fine, 7 minuti e 5 secondi adesso, Tati sulla fascia,
Pallone per Isa Pereira e il pallone del 3-0 lo calcia fuori. Marta riceve sulla fascia, la puntata di Marta sembrava vincente. Lancio di Tati, il pallone buono per Pereira, brutta botta. Pereira non l'ha vista, non l'ha vista, non ha visto Famà in uscita. Per fortuna all'ultimo Isa Pereira si è accorta dell'avversario. Per il direttore di gara è cartellino rosso. Scelta che definire discutibile è poco, perché Isa Pereira non poteva vedere il portiere avversario e comunque sia poi non è andata né a gamba rigida né con violenza. Gioco che riprende, allora può attaccare 4 contro 3 il Granzette, tra l'altro Famà ha ripreso regolarmente il posto fra i pali. Prova ad aggredire Tati, Pereira, poi in ritardo la difesa delle Citizens, Troiani in mezzo, rete, accorcia le distanze il Granzette, bel giro palla in superiorità numerica, Troiano si mette in posizione di assist, serve molto bene per Longato, non riesce a farlo Marta sola, Pato, il pallone va fuori. Si va a vedere in banda Marta, scivolata alle spalle dell'avversaria, finta il rimorchio per Luciani, prova il tiro sul primo palo Marta, palla recuperata da Tati nella metà campo avversaria, Marta, triangolo, tiro deviato, il pallone va fuori, 10 su 10 per il Città di Falconara che batte 2-1 il Granzette. Gol stupendi, quelli di Isa Pereira e poi di Marta, entrambi nel primo tempo. Isa Pereira ha segnato al termine di un'azione corale, ma ci ha messo del suo, ha segnato con il sinistro, situazione inusuale. Marta ha disegnato un bellissimo pallonetto che ha gonfiato la rete poco prima dell'intervallo. Vittoria d'oro per i motivi che abbiamo raccontato prima e per quelli che ci racconta anche Isa Pereira in questa bella e approfondita video intervista. Siamo con Isa Pereira ed è davvero un gran piacere. Ciao Isa, ben trovata. È un piacere mio. Davvero ci tenevamo a questa video intervista perché un po' personalmente ti abbiamo conosciuto a bordo campo, in campo, abbiamo avuto il piacere di scambiare un paio di occasioni, un po' di chiacchiere con te e abbiamo scoperto una ragazza sempre sorridente, come si vede da questa immagine, e quindi è sempre un surplus. E un po' devo dire che per certi versi ci ha sorpreso, sarebbe quasi offensivo, però insomma in campo ti vediamo guerriera, tosta, con la faccia convinta di chi è pronta a lottare, invece fuori c'è una ragazza solare. Abbiamo descritto bene? Sì, anche il presidente la prima volta che mi ha visto mi ha detto lo stesso. In campo non sono tanto simpatica. Praticamente ha detto, pensavo di vedere una stronza fuori dal campo, invece no, invece no. Ma cosa buona. No, cosa buona, assolutamente, ci mancherebbe altro. Ci racconti un po', in pochi secondi, la tua carriera, da dove arrivi, come sei arrivata qua in Italia, perché sei arrivata a Città di Falconara? Beh, io ho sempre giocato a nord del Portogallo, ho giocato solo un anno in una squadra più importante, diciamo, che in realtà in questo momento non esiste più, però sempre a nord, sempre vicino a casa, è stato sempre il mio sport di lezione, dove gioco da quando avevo 9 anni. E poi un giorno mi è arrivata una chiamata di Estrella, che lavora con Vincenzo, che è il mio procuratore, e mi è arrivata la chiamata così, così all'improvviso, non me l'aspettavo, e ho deciso di venire perché secondo me era un'opportunità importante e potevo fare quello che mi piaceva di maniera professionale, diciamo. Quindi, quando sei arrivata qua in Italia? Sono arrivata in 2016, questo è il mio quarto anno e mezzo, perché sono arrivata a dicembre giù a Salinis. Sono arrivata di Salinis a estate 2 anni, sempre giù, e ora questo è il secondo anno a Falconara. Beh, insomma, anche delle belle piazze. Salinis, sia a Salinis che estate, ti sei tolta delle buone soddisfazioni, delle belle soddisfazioni. Serie A2. Quando loro, con i problemi che hanno avuto, stavano in Serie A2,
dove avevamo vinto il campionato della Coppa di Serie A2, e l'anno dopo però sono andata direttamente a Statte, Comunque, che ora insomma, sta. ottime esperienze. Stiamo parlando di grandi società. Beh, fortunatamente non ci ho mai avuto problemi, sono stata sempre bene, e ora Non è qua. scontato, lo sai, non è scontato, non è così scontato. No, come in questo campionato, con le società che a volte spariscono, ritornano, è un po' così che dispiace, perché in realtà è un bel campionato. Decima vittoria su 10, insomma, sapete solo vincere, siete impressionanti, che si soffra oppure no, si vince e basta. Esatto, cioè, comunque l'importante in questo gioco è vincere, no? Con 1 o 10 gol che fai, l'importante è chi vince. E poi, secondo me, dopo la mia espulsione si può dire che è stata un po' di sofferenza, ma in realtà la partita è stata sempre controllata. Se guardiamo principalmente il secondo tempo, fino alla mia espulsione, allora non sono arrivato in porta, quindi questo dice tanto. Le opportunità le creiamo, sicuramente le dobbiamo segnare di più, però le partite le giochiamo per bene, le creiamo le opportunità, quindi tanto lavoro in queste 10 vittorie. Beh, comunque il Granzette non ci è dispiaciuto, è come anche il Pelletteria, questo sta a significare che il campionato non è mai scontato per nulla, nonostante la classifica dica qualcosa di molto differente, cioè Falconara l'ha vinta tutte, il Granzette ne ha vinta una col Pelletteria, ma aspettava una squadra un po' rinunciataria, insomma, se non commettono un paio di sbavature ve la inguaiano, invece siete state brave ad approfittarne, a colpire al momento giusto. Purtroppo, dicevamo, salterà la sfida con la Lazio, che tra l'altro per i Città di Falconara è una partita, oltre che importante in termini di classifica, è molto difficile. È anche una partita sentita perché c'è una bella amicizia fra i due club. Sì, comunque è una squadra che secondo me sta salendo, no? Sta ogni partita sta meglio di quello che stavano all'inizio, sicuramente sarà completamente diversa dalla partita di andata, quindi dobbiamo stare proprio attenti, perché loro quando hanno opportunità non è che aspettano, ti colpiscono in vasta e vengono con tutta la voglia, anche perché hanno perso ora contro Monsilvano, quindi giocando bene, però hanno perso di 5-0, quindi vengono a dimostrare qualcosa in più. E noi dobbiamo continuare a fare quello che facciamo noi. Grazie mille, ci troviamo con un altro ospite la settimana prossima, sempre qua, Città di Falconara TV. L'ultima cosa che voglio aggiungere, magari prima di salutarti, è un commento, immagino un applauso a Angelica Di Biase e il mister Massineri che sono rientrati fra i primi 10, entrambi al settimo posto, dico bene, a livello mondiale. Il mio settimo posto, no, cioè, meritatissimo, complimenti a loro e speriamo di continuare a vedere giocatrici e anche il mister tra i migliori. Ah, Quanti una sono? cosa, cosa cambieresti di Mister Neri? Cos'è che cambieresti del tecnico? Qua ti metto in difficoltà, eh. Tosta, eh? Questa è bella, eh. Se no è troppo accomodante questa intervista. Anche al presidente Bramucci non piacerebbe, se vuole un po' di pepe. Eh? Una caratteristica che miglioreresti di Massimiliano Neri? Io le scarpe, io la scelta delle scarpe, te lo dico io. T'aiuto, io la scelta delle scarpe, lo sa. Cioè, quando si mette che sta tutto per bene, che andiamo in TV, sì, le scarpe sicuramente. Dai, ce la salviamo in calcio d'angolo così, insomma, vabbè, non aggiungiamo altro. Grazie ancora, Isa, grazie mille, gentilissima. Tanto sorridente, tanto solare in questa video intervista e quindi fuori dal campo quanto grintosa, battagliera, tecnica, una gran giocatrice, Isa Pereira, se la gode. Il Città di Falconara purtroppo non potrà essere disponibile, come ci ha raccontato anche lei durante questa intervista nel match di domenica con la Lazio, però ci danno un assist queste parole per andare a vedere il prossimo turno, il programma della 12ª giornata di Serie A che vede il Città di Falconara appunto impegnato sul campo della Lazio domenica e poi il Montesilvano ospite del Granzette, poi abbiamo ancora Italcave Reale Statte contro Futsal Cagliari, Città di Capena attende il Bisceglie femminile, kick-off contro Pelletterie. Questo è il programma della Serie A che completa il quadro della nostra puntata. Abbiamo analizzato tutto quanto riguarda il mondo Citizens in cui il sogno scudetto continua. Per Città di Falconara TV è tutto. Noi ci ritroviamo con questo appuntamento la settimana prossima, giovedì prossimo. Adesso restate con noi qua su TV Marche perché fra poco arriva Italservice Pesaro TV.